Bellissimo derby quello dell'Adriatico, che vedeva di fronte Gia Marina e Bellaria. Lì, Gia Stadium, le due squadre danno vita a una battaglia vincente dal primo all'ultimo minuto del match, senza risparmiarsi. Alla fine, prepara la squadra di casa con un Bellaria affidato a Mugellisi, con Zannini squalificato e ormai prossimo all'addio. Solo questioni di ore e poi la definizione. Pronti via e sulla destra Abbondanza sfona al centro per Fusi, che calcia a vuota sicura, non inquadrando il bersaglio. Ancora Abbondanza sull'asse di destra, mette un invitante cross con la testa di Carestia, che arriva in ritardo all'appuntamento con i gol. Il Bellaria prova a farsi vedere con la conclusione alta ad opera di Pari sul servizio di Caporali, senza trovare fortuna. Ospiti ancora avanti con questo tiro insidioso del neo entrato Esposito, che termina al lato. Matteoni qui si accentra, poi va a prendersi palla sulla destra, pennellando questo traversone per la testa di Chiussi, che per poco non beffa l'estremo Rossi. Igea che risponde con una punizione di Bellavista, Fusi sfiora la palla, che viene poi toccata da Carestia con trezza provvidenziale nello sventare il pericolo. Sul proseguimento dell'azione nulla di fatto, qui trezza al 24esimo, esce non perfettamente su Bellavista, che raccoglie il pallone e lo serve al centro con la difesa del Bellare, che in qualche modo riesce a salvarsi. È clamorosa però l'occasione al 25esimo, quando Fusi, su una rimessa lunghissima, serve Zanotti, che da bravo difensore protegge bene la sfera, riesce a girarsi, ma in fatto di precisione dimostra per l'appunto di avere piedi da difensore. Dall'altra parte, contropiede per il Bellaria, Pari serve Caporali, che spara a fondo campo. Lo stesso attaccante numero 9, approfittando di una difesa non certamente irresistibile, generosa in fatto di regali, si divora il più clamoroso dei gol, spedendo alto. Altro regalo, il festival degli errori continua, Rossi si fa rubare palla da Caporali, che serve Esposito, il quale permette allo stesso Rossi di riscattarsi, sventando il pericolo. Penultima occasione invece di prima frazione per Carestia, che si vola ma spara addosso a Trezza, mentre dall'altra parte, dall'angolo, Matteoni di testa mette a lato. Nella ripresa, già al secondo, Ligea sblocca la situazione. Bellavista e velocità serve, rimane da capire se volontariamente Belloni, che da due passi con un colpetto sotto, infila Trezza, portando Ligea in vantaggio, rompendo così l'equilibrio di un derby molto avvincente e molto teso. Lo stesso Belloni ci prende gusto, ma trova all'esterno della rete. Il Bellaria si vede attorno al decimo con un tiro di Ferraro bloccato senza problemi dall'estremo Rossi. Più pericolosa l'azione al 16esimo, quando Esposito dentro l'area ha tutto il tempo di girarsi e di calciare verso lo specchio della porta. Provvidenziale la deviazione in cone da parte di un difensore di casa. Ligea gestisce il vantaggio rendendosi pericolosa con una punizione di Bellavista, che Trezza respinge sulla testa di Fusi, che richiama l'estremo ospite alla presa in un secondo momento. Sulla ripartenza il Bellaria prova a far male, lancio di Ferraro, Matteoni appoggia per Ahmed, che scarica il destro, ma Rossi le spinge, poi la difesa chiude in calcio d'angolo. Dalla bandierina, colpo di testa di Ferraro, Rossi è super nella deviazione in corner. Dal secondo angolo nasce il gol dell'Igea. La squadra indietreggia fino al portiere Trezza, il quale serve il compagno di reparto, che tradito da un ribalzo del terreno di gioco non afferra il pallone, cosa che invece fa Belloni, restituendo a Bellavista l'assist avuto per il vantaggio. L'ex Torre Pedrera infila per la seconda volta Trezza, chiudendo una partita che si riapre solo all'ultimo fischio, quando viene concesso un rigore al Bellaria, che da aprile trasforma. Tre reti, una sfida che preme l'Igea, ma che boccia entrambe le difese. Da rivedere.